I maestri Pisano e Cioffi avevano come casa editrice la canzonetta. Poi diventarono importanti, le cose andarono molto bene, quindi decisero di lasciare la canzonetta e fondarono una casa editrice tutta loro. Maestro, tu mi ascolti, questo è importante pure per te, va bene che già lo sai. Quindi fondarono questa casa editrice, che non so il nome che misero, comunque era la Pisano e Cioffi, e nel 1944 il maestro Pisano, cioè Orus, si pentì della cosa. Disse: non mi sta bene, vorrei ritornare un'altra volta sui miei passi, e tornò con la canzonetta. Da questo punto, da questo momento, litigarono un poco, quindi si separarono. Però l'ultimo lampo di questa coppia fu la canzone Lettera Napoletana, che fu presentata al primo festival di Napoli, affidata, se ben ricordate quelli che hanno visto questi festival, me compreso, fu affidata a Franco Ricci e ad Achille Togliani. La separazione avvenne anche per un altro motivo, che adesso ve la spiego subito. Il maestro Pisano scrisse La Pansè e la portò al maestro Cioffi per farla musicare. Lui lesse il testo e dice: no, Orua, non mi sta bene. Che gli chiese: come mai? Dice: no, perché questa canzone, come tu scrivi tante canzoni a doppio senso, questo li ha più evidenti i doppi sensi. E quindi si rifiutò di musicarla. Che cosa fece il Rosso? La portò al maestro Furio Rendine. La canzone fu musicata e ebbe un successo straordinario. Va bene? Finì in effetti praticamente la collaborazione artistica, ma restarono comunque sempre amici. Non è che uno finisce di lavorare insieme e litigano, no, rimase l'amicizia. Subentrò nell'occasione Raffaele Cutolo, un altro autore, e nacque anche la canzone Dove sta Zazà. Quelli che non hanno conosciuto De Messieri, adesso mi riferisco alla canzone che stiamo per ascoltare, molti ragazzi di oggi non conoscono i Messieri napoletani di una volta. Adesso si toscaneggia, si parla molto l'inglese, quando poi noi abbiamo una bella lingua napoletana da spendere in tutto il mondo, e quindi non conoscevano i significati, per esempio, della parola ustagnare. Se diciamo a un ragazzo di oggi ustagnare che è, non lo sanno, che in effetti sarebbe l'idraulico. Oppure Usolaghianil era quello là, il ciabattino che riparava le scarpe con le suole consumate, perché una volta si rimisolavano le scarpe e si mettevano i tacchi alle scarpe, non è che si buttavano via e si compravano subito, non c'era la possibilità. Oppure un altro mestiere bellissimo, Urammariel. Molti hanno sempre pensato che fosse uno che lavorasse il rame, ma invece no, questo è un vecchio mestiere napoletano che sarebbe dei commercianti a domicilio e vendevano a rate, cioè portavano il corredo per le spose, portavano elettrodomestici e poi andavano a riscuotere ogni settimana. Questo adesso quasi non c'è più, c'è qualcuno che lo fa, ma sono casi sporadici. Adesso ci stanno le finanziarie che incombono e si fanno pagare a rate con i dovuti interessi. Allora era diverso. Protagonista di questa canzone un giovane che, ma ve lo faccio dire da lui quando la canta, perché il resto l'ascolterete, tutta la storia, che dovete stare bene attenti, ascolterete questa bella storia dei maestri Luigi e Giuseppe Cioffi, che sono gli autori della canzone, che si intitola proprio Urammariel. La canta Salvatore Meola. Venendo casa per casa, o sapevano mai un cielo, o chiamavano Urammariel. E teva voce chi va fa spesa, gli accattavano il figliolello, casa aveva da marità. La voce sturammariella che pensava solo a cantare,
era ancora giovane tirla, che la fine non leva fa. E capitai in coppa una casa, la c'esteva una figliolella, ero sola tanto era bella. Issa ricetta si può fa spesa, ca sto cuore non ammarilla, te cadilla, tu vuoi pigliare. Avanzava felicità, ci avreva sta nenna bella, ditta chiesa va a sposare. Ma va sapendo sta nenna bella, canta l'occhio da nevo cielo, e teneva una bocca mela. Sere scordati in un'ammurata, quando cuore tenevo fela e giurava se vendica. Andava sto una marilla, non poteva mai immaginare, o curtirla da marannella, la serveva per se salvare. Venga com'è la tenace, vuole e ti esplose, ma ciò non l'hanno disse, casa per casa. Questo povero ramarillo che pensava solo a cantare, ossa chiusa dentro il cancello, che la fine non l'è.